Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Marika e lei è la mia bimba Chiara. Allora, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Detto ciò, vi parlo un po'. Così è finito lo scorso video, proprio così, e così inizia l'altro video di oggi. Allora, oggi nuovo vlogmas, abbiamo un impegno questo pomeriggio, quindi io già sto pranzando di modo tale che poi accompagno il mio ragazzo al lavoro e mi tengo la macchina e anche la signorina mangerà insieme a me. E niente, per lei farò pastina e coniglio e userò questa, la tempestina. E invece per me gnocchi, panna e pancetta. Devo controllare però in frigo se mi è rimasta della carne di ieri per lei, perché se è rimasta uso quella, aspettate. Eh sì, sono andata a controllare, per come mi ricordavo è rimasto il vitello metà vasetto, quindi vado a utilizzare questo, no? Quindi faremo tempestina, vitello e ci vado a mettere un cucchiaino di ricotta che a lei piace. Poi un po' d'olio e basta, niente parmigiano perché c'è già la ricotta. E niente, quindi andiamo a buttare giù la pasta per lei, deve stare 2 minutini. Va bene mamma? Aspetta. Ciao mamma, dove andiamo? Ciao! Allora, siamo in macchina, adesso nel tragitto per lasciare il mio ragazzo mi darò una sistemata a queste trecce. E perché di qua, da come vedete, si sono spelacchiate tutte e niente, io mi sono vestita così. Adesso passerò dietro però perché guiderà lui, mi scoccia per ora, quindi dopo quando lo lascio poi guido io. E questo. Allora, sono le 2, sono ferma dove lavoravo prima, cioè dove lavoro, però adesso sono in maternità e aspetto la mia migliore amica che esce. In realtà avevamo un appuntamento per le 4, però voglio fargli una sorpresa dato che comunque sono in giro, e se lei può ci uniamo adesso, stiamo un po' insieme, poi dopo va a prendere la bimba e se vuole stare ancora dopo che prende la bimba possiamo, se no niente, e vediamo adesso cosa mi dice. Chiara è qua, attaccato ovviamente ancora, sta giocando con questo giochino qua e tentavo di prendermi il telefono. Comunque adesso vedo se esce perché ho visto la macchina, però non ci sono più i parasole della bambina, quindi probabilmente non è la sua macchina. Comunque vediamo ora che se esce, vediamo. È saltato tutto perché l'ho chiamata, gli ho detto dove stava. Stava a casa sul divano perché è uscita a luna. Grande Marika. Comunque adesso siamo qui ferme da Globo che dobbiamo prendere i regali di Natale per tutti. E quindi niente, imbacuccherò questa signorina, mi sa che me la metto nel marsupio e scendiamo. Hai fame? Vuoi la tetta? Mi sa che gli do un po' di tetta prima che scendiamo perché penso che ha fame. Quindi vediamo. Chiara, hai perso un calzino. Niente, pensavo di scendere col marsupio, alla fine sono scesa col passeggino, così con l'ovetto, perché sono più comoda, perché sennò non riuscivo a portarmi la borsa dove ho le cose per pagare. E insomma. Allora, abbiamo preso i regali, adesso li ho fatto fare pappa un attimo e siamo fermi in macchina. Adesso vorrei andare da Toys a prendere il regalo alla mia nipotina e a prendere qualcosina per Natale. Anche se lei ancora non capisce, però per lei. E qualche scemenza, insomma. Chiara! 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 Abbiamo preso giochini per Chiara e giochini per Irene. Ciao ciao! Ciao ciao! Siamo arrivati! Siamo arrivati! L'abbiamo proprio fatta! Dov'è Bubi? Ciao! Che mangi? Che mangi? Fai vedere? Patatine! Patatine! Mamma mia!
Caduto un pezzo di patatina. No, ho fatti te. Vai. Non ti voglio dire. Dopo 5 euro di patatine. Spaccio patatina. Spaccio patatine in corso. Con o senza glutine offre la casa. Quello che vuoi. Quello che volete. Bubi, guardi già l'intimo. No, mamma. No, basta patatine. Vediamo bubi. Come ti stanno. Così. Meglio davanti. Buono? Glu. Gustoso. Vieni qua. È zia Marica. Allora, stiamo parlando con la mamma della Jessica. Con la nonna Otta. Nonna Otta. E l'ho salutata nonna Otta. E non mi ha riconosciuto perché si è appena fatto operare, quindi. E non mi ha riconosciuto. Vabbè, ma è normale perché dice chi è, io non ne ho altri nipoti. E amore, adesso stiamo andando da Epicasa. Vediamo un po' cosa devi prendere. Lo sgorgante per il eccesso. No, quello funziona. Lo sgorgante per il lavandino. Ah, perché scoppo ogni tanto, devo ancora capire perché però. Comunque, dai. Hai qualcosa di importante da dichiarare? Ma con corino, colino. Questa è una dichiarazione che vale. Allora, affettiva vale. Esatto. Vale. Guarda, fino all'anno prossimo vale. Così. Sì, sono io in un'altra vita, però non in questa sicuramente. Anche così, guarda. Al mattino appena ci alziamo, anche tu quando sarà? Al mattino. Alle 5. No, anche prima ci mandiamo una videochiamata, un FaceTime. Sì, guarda, precisa. O facciamo così al mattino. 198 euro all'anno. Ascolta, ti propongo una cosa. Dopo lavoro veniamo a fare queste. Lasciamo le bimbe dove devono stare. Alla Katia. E io e te veniamo a fare il fitness. Ci stai? Andiamo, sì. Potremmo farlo, secondo me duriamo poco. Allora, adesso vi faccio vedere la Jessica che compra le cose da Epicasa, sì, e poi vi faccio vedere quanto paga. No, giuro stavolta una. Simone mi sbatte fuori casa, cioè una non ok mi... vediamo importa. vedremo. Sì. Proviamo, Ludi. No, che schifo. No, in bocca. Bubi, questo lo prendiamo. Cosa ne pensi? No? Ma secondo te come sarà sta roba? Le ho sentito parlare negativamente. Vero? Sì. Speriamo che papà provi. No, ma le che vada, mandagli un messaggio, no? Vedi ma quale potere. Ma puoi comprare questo? No, vedo quello no. Poi cosa ci abbiamo? Di America. Uno solo. Sì, no, no, una sola cosa devi prendere, sola. Quindi poi di cosa America ci abbiamo? Di America ti serve. Ma questo no. Con cosa è compatibile? Quel coso, quello che si apre e chiude. Sì, io ce l'ho, ma è compatibile di quale marca? Perché non tutte sono compatibili. Però dovevi prendere una cosa sola, ti ricordo. Non l'ho mai detto io questa cosa. No? Vediamo la clip. Ve la lascerò la clip, ritorniamo indietro. Una stregoneria del genere. Ritorniamo indietro alla clip e ve la mostro. Ma guarda, io provo a prenderla. Proviamo. Aia, due cose. Poi che devi prendere? Adesso faccio il giro e te lo dico, vieni. Simone chiederà il divorzio. Probabile, senza neanche sposare. Senza neanche essere sposati. Secondo me è per questo. Io quello ce l'ho, ma è uguale. È più tondo quello là, eh? Secondo te c'è?
E io che cacchio ne so se ci entro. Tutte e due li prendi? No. E siamo a tre cose. No, non l'ho mai detto. Vieni, Ludo. Mamma. Veleno, cioè in che senso profumo veleno? Ma è viva mia figlia, perché... Sì, sì, no, ma respira. Lascia giù, Ludo. Ti serve? Ma la marca è veleno o il profumo veleno? Ma in che senso? Vediamo la faccia, poi una faccia strana. Mamma, ti serve? Il marchio è veleno? No. Ti fai sentire. È veleno. Veleno? Ma marca. Ehi. Ti serve? No. Io non le uso tutte queste cose, Ludo. Io metto la candela. Io provo. Ho cambiato non più il veleno perché non voglio morire, ma narciso. Narciso è un po' come veleno, eh. Morirò. Questa è l'unica soluzione. Vieni, Ludo. Morirò. Vieni, Ludo. Vieni. Vieni, Ludo. Com'è che si spoletta? Posso darmi una volta di culo insieme? Com'è che facciamo di solito? No, cosa hai preso? Uno, due. Ludo, te cosa hai in mano? Tre. Si può spiegare tutto. Siamo alla mattina seguente, vi ho fatto vedere un po' di cose di quelle che abbiamo fatto ieri, ma poi sono andata da mia cognata e di là è raro che registro, perché mi sembra brutto comunque, sia perché magari adesso ci sono i miei suoceri e sia perché non voglio riprendere nessuno, quindi cioè non decido su quello che vogliono fare gli altri. Quindi siccome non riprendo nessuno, riprendo solo me e la bimba, era inutile, diciamo, anche che stavo a registrare. Di solito la registro pochissime clip. Comunque, detto ciò, ieri sera poi siamo tornate e niente, Chiara era una lagna incredibile da mia cognata, perché sono arrivati i miei suoceri, lei giustamente sempre non vede mai nessuno, vede sempre me e il mio ragazzo, e là ha fatto un casino veramente. Appena chiunque gli parlava o la toccava, lei subito è proprio attrice. Poi quando la prendevo io si zittiva, vabbè, è normale, si deve abituare, deve abituarsi che c'è qualcuno, anche se loro staranno circa 2 settimane, quindi sicuramente si abituerà poco prima che andranno via, e poi dopo ci sarà un grande distacco comunque che non li vedrà, quindi poi dopo ricominceremo di nuovo tutto da capo, però vabbè, ci proviamo. Niente, detto ciò, sì, lei faceva un po' la pazza, poi sono tornata, ho preso il mio ragazzo al lavoro perché adesso siamo con una macchina sola e siamo tornate a casa. Lei era stanchissima, si è addormentata in macchina, l'ho presa, tolto il giubbotto, quello lì pesante, e l'ho messa a letto, poi mi sono messa a impacchettare i regali di Natale che non vi ho fatto vedere perché giustamente... Cioè, siccome sono regali per loro e loro vedono i miei video, è inutile che vi facevo vedere cos'erano. Comunque li ho tutti impacchettati e li ho messi vicino all'albero, dentro 2 sacchetti. E niente, poi sono andata a letto con la bambina. E questo, adesso è mattino, già ho iniziato un altro video che vedrete dopo di questo. E niente, io come al solito vi mando un grandissimo bacio, ci tenevo tanto a salutarvi come al solito. Vi ringrazio sempre per... tutte le persone che si stanno iscrivendo e per il supporto che mi state dando, e vi leggo sempre nei commenti e vi rispondo sempre anche tramite i social, comunque che mi iscrivete vi leggo sempre e vi rispondo sempre. E niente, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Detto ciò, ci vediamo in un altro video. Ciao.